con l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, vediamo di capire quali sono appunto i risvolti nel comparto sanitario, non solo regionale, ma in particolare guardiamo ovviamente alla nostra provincia di Trapani. Beh, intanto mi fa piacere vedere che il manager si sia ben integrato e che ci sia un gradimento molto alto sulla gestione che si sta mettendo in campo. Trapani è una provincia che avrà nell'ambito della dotazione organica tra i più alti incrementi del fondo del tetto di spesa del personale. È una delle realtà dove si stanno facendo i maggiori investimenti infrastrutturali, solo sull'articolo 20, 50 milioni di euro. È la realtà che deve più essere aiutata dal punto di vista dell'organizzazione e quindi del reperimento del personale, perché è una provincia ampia, è una provincia articolata in maniera omogenea sul territorio, ma è quella con la maggiore mobilità sia all'interno dell'isola che fuori dall'isola. Da questo punto di vista ho dato mandato all'avvocato Damiani affinché si possano individuare con forza alcune azioni di intervento, soprattutto su quella che è la fuga ospedaliera e quindi anzitutto sull'ortopedia, anzitutto sull'oncologia. Servizi più efficienti consentono ai cittadini di decidere di rimanere a farsi curare nel proprio territorio. C'è anche un'altra decisione che andrebbe presa, adesso lì tecnicamente non so proprio come funziona, però è assurdo ancora oggi assistere alle decine di ore di attesa per poter ritirare la prenotazione al CUP oppure il pronto soccorso che insomma fanno veramente soffrire le persone un po' di più, 10-12 ore di attesa per un codice verde. Su questo, anzitutto sul centro unico di prenotazioni, stiamo facendo un lavoro finalmente risolutivo, perché con il contratto che è stato sottoscritto il mese scorso abbiamo dotato anche la Sicilia di un unico centro di prenotazioni regionali che avrà anche un supporto digitale dal web molto importante. È un percorso di realizzazione di un'infrastruttura vera e propria, perché mette in collegamento tutte le aziende della Sicilia e si connetterà con un unico contact center, perché è assurdo pensare che chi deve prenotare una visita in Lombardia fa il numero di Regione Lombardia ma rispondono in Sicilia, perché il centro di prenotazione della Lombardia ha sede in Sicilia.